Signor Spinoza, vedo che vive qui in relativa solitudine. Mentre so da discorsi riferitimi da altre persone e dagli abbozzi delle opere che circolano manoscritte tra i suoi conoscenti e corrispondenti, che lei esalta invece l'amicizia e la socialità, e che perfino nella terminologia filosofica ama sostituire l'ego cogito del signor Renato Cartesio con l'espressione nos cogitamus. Ha ora cambiato opinione, preferendo la vita solitaria? Non ripudio affatto l'amicizia e i legami sociali. Tanto è vero che ricevo alcuni amici e con altri intrattengo un intenso carteggio. Circostanze esterne alla mia volontà mi hanno spinto sin qui, dove del resto mi trovo bene, ho modo di lavorare con le mie mani e riflettere con la mente. Cos'è veramente successo a proposito della sua scomunica ed espulsione dalla sinagoga e dalla comunità ebraica di Amsterdam? È stata emessa una cherem nei miei confronti ed è stato vietato agli ebrei di avvicinarsi a me a una distanza inferiore di 4 cubiti. Nel linguaggio dei cattolici sono vitandus. Nei miei confronti sono state inoltre usate parole di fuoco, ma al limite del ridicolo. Che egli sia maledetto di giorno e di notte, maledetto quando si sdraia e maledetto quando veglia, maledetto quando entra e maledetto quando esce. Vengo accusato di non credere all'immortalità dell'anima e a un Dio personale, di confondere Dio con la natura e di considerare Mosè solo un capo politico. Non voglio per ora discutere questi addebiti, osservo soltanto che ciò che temono, non solo gli ebrei, è il mio attacco alla superstizione e al dispotismo teologico-politico. Li agita la mia denuncia a questo sistema di potere che si serve della paura e della speranza a scopo di dominio e protegge se stesso coprendosi di spessi veli di ignoranza.